La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di trovare un'applicazione, un'app e quindi una startup innovativa che desse una mano al commercio. Col sistema della geolocalizzazione, cioè dove una persona si trovava, poteva individuare nelle vicinanze qual era un'attività particolare di commercio, oppure un ristorante piuttosto che un'enoteca, piuttosto che un bar. E questa è stata una bella cosa. Io ho avuto al vaglio circa 10 di queste applicazioni di ragazzi molto giovani che si sono presentati al mio settore, però ho scelto questa applicazione che si chiama Heart e che è stata presentata a Milano allo SMAU e che praticamente ha avuto il premio per l'innovazione. Quindi questo che cosa significa? Significa che tutto sommato abbiamo individuato l'applicazione giusta perché è stata premiata a livello nazionale. Il premio purtroppo non l'ha preso il nostro sindaco Vincenzo Ciampi, ma è andato appunto la triade commissariale. Erano poi 40 anni che praticamente non c'era il regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, cioè i taxi e il noleggio con conducente. In realtà c'erano sempre più richieste, sollecitazioni, sempre più pressanti da parte degli operatori cittadini, proprio degli avellinesi, che volevano avere queste licenze, ma purtroppo i funzionari non potevano rilasciare le licenze perché non avevano un riferimento legislativo. Praticamente ho redatto questo regolamento nel rispetto della legge nazionale, una legge quadro, la legge numero 21 del 1992 e la normativa regionale, la numero 474/2001, che prevede che ogni 4.000 abitanti può essere data una licenza per i taxi e ogni 8.000 abitanti può essere data un'autorizzazione per noleggio con conducente. Questo che cosa significa? Che dato che Avellino ha 54.353 abitanti, potranno essere date esattamente 14 licenze di taxi e 7 autorizzazioni di noleggio con conducente, cioè 21 posti di lavoro.